Come Guccini guardiamo i gatti e ci chiediamo, ma cosa pensano? Perché ad un certo punto prende un crocchetto con la zampa, lo butta per terra e lo caccia. Il cinema si è spesso occupato di cosa pensano gli animali. Sento perfino quello che pensano le barboncine! Messie, devo fare la popò! Nella fantascienza la lettura del pensiero è un tema ricorrente. Ma cosa pensa un musicista mentre sta suonando? Un ballerino mentre fa un ballo di gruppo piuttosto complesso? Cosa pensa Giovanni Lindo Ferretti da quando è andato ad Atreju? Ma soprattutto cosa sta pensando Annarella mentre è vestita da suora? Continuiamo a chiederci cosa pensano gli altri anche quando siamo soli e crediamo che nessuno stia pensando a noi. Penso che spesso in terapia si faccia inizialmente fatica intanto ad ammettere anche con se stessi, no? Di avere certi pensieri in determinate situazioni, emozioni o pensieri che si pensa non siano socialmente adeguati, che potrebbero essere giudicati dagli altri in modo negativo, quindi sono i motivi, sono tanti. Se allora è un altro, no? Il terapeuta in questo caso, a tirarli fuori, in parte è come se venissero resi almeno un po' più plausibili, no? Come se avessero maggior diritto di cittadinanza nella mente e nel cuore, insomma, se parliamo di emozioni. Le emozioni che provavo realmente, ciò che non ero in grado di esprimere a parole e avrei voluto che gli altri potessero capire quello che pensavo davvero, quello che stavo provando davvero. Credo che per alcune cose non ci siano parole ma solo azioni. A volte vorresti dire qualcosa in più ma non sai come dirla, a volte invece basta guardarsi e non hai bisogno di dire nulla. Credo che sia proprio stato lavorare con gli animali, soprattutto con i cavalli, che mi ha portato a prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale. Se conosci una persona a pieno in fondo, puoi immaginare, solo immaginare, cosa può pensare e cosa può essere il meglio per quella persona. Non puoi mica leggerlo. Nobody understands me. Ci sono tipi di persone che hanno enormi difficoltà in più a comunicare e a saper ascoltare, che ovviamente, insomma, come tutti sappiamo, non è soltanto un sentire, no, che qualcuno mi sta parlando, ma è un ascoltare veramente, no? Quindi l'incomunicabilità spesso deriva proprio anche da una incapacità caratteriale. Io, anche da alcune persone che conosco, tendiamo in situazioni un po' brutte a scherzare per cercare di sdrammatizzare le cose. Però è il nostro modo per cercare di sfogarci. Credo che la comunicazione verbale non sia tutto. Ah, I need a translator. Non andare dietro. C'è però anche un tema di incomunicabilità o di difficoltà nel comunicare, non tanto legate alle proprie caratteristiche, ma anche più legate al ruolo o al tipo di rapporto. La difficoltà più grande che ho è quando magari una persona per qualche motivo mi mette soggezione, oppure credo che mi veda in un certo modo e quindi non riesco io a essere davvero me stessa e quindi non riesco davvero a comunicare. Ad esempio nel rapporto di coppia spesso l'incomunicabilità o la difficoltà comunque in generale della comunicazione è parte integrante, dovrebbe essere quasi una persona sola, no? come coppia, comunque ci si scontra con un'altra persona che è tutto fuorché me stesso, anzi. E se domani mi leggessero un pensiero? Mentre i nostri pensieri sono soltanto nostri, nel momento in cui qualcuno può leggerci la testa, non possiamo più pensare certe cose. Quindi se fossi di fianco alla mia ragazza e vedo passare un'altra ragazza, io penso, guarda che bel culo che è quella, non potrei più permettermelo. Oh, grazie, Flo. Non c'è di che, Chiappedoro. Che hai detto? Durante la conversazione guardo sempre sotto il tavolo e guardo da che parte puntano i piedi. Per esempio, so che due persone non si stanno simpatiche ma stanno parlando. Allora guardo sotto e vedo che la persona che sta parlando ha però i piedi rivolti dall'altra parte. E quindi questo è un chiaro segnale che in realtà non ha davvero voglia di interagire con quella persona. Da uno sguardo, magari da una risposta data veloce, da un messaggio semplice, credo di poter leggere il pensiero. Cioè, tipo, mi ricordo io le superiori che avevo paura del bullismo, della popolarità e pensavo, cazzo, vorrei sapere cosa pensano tutti di me, eccetera.
però adesso sono cresciuta, cioè vedo che non è più importante, non è veramente importante, e poi intorno a me ho persone di cui mi fido, con cui riesco a comunicare bene. Tra tutti i poteri che potrei scegliere, non sceglierei questo. Cioè io mi immagino una campagna elettorale, io vi odio tutti i lettori, sono terrorizzata, non vorrei essere su questo palco, e invece devo fare la faccia di quella forte, esatto, risoluta. La considero una prospettiva veramente inquietante. Saremo rovinati. Non so quanto questo sarebbe una cosa buona, effettivamente. Diciamo, siamo vittime di pensieri che non rispecchiano davvero quello che crediamo, magari, i cosiddetti magari pensieri intrusivi, credo potrebbe essere un po' pericoloso. Banalizzerebbe in realtà quello che invece ci si vuole arrivare a poter dire, no? Now we have these signs. Do you see these signs? Vedete questi cartelli, cartelli che abbiamo qua giù, che abbiamo fatto? All right. Okay, do that one. Fate questo, va demonio, va demonio. È secondo me più ambizioso, ma molto più a medio-lungo termine, no? È costruttivo che tanti, tutti, auspicabilmente, si possa lavorare in qualunque modo, non soltanto andare dallo psicoterapeuta ovviamente, lavorare sul proprio modo di comunicare, sul proprio modo di ascoltare, avere la possibilità di leggere il pensiero altrui o di farci leggere il pensiero, penso sarebbe, ripeto, non solo rischioso ma anche proprio estremamente semplificante con un'accezione negativa del termine, quindi sarebbe un passo indietro. E non fate lo stesso gesto così continuo. Don't repetitive gestures, different gestures.